Mie care ombre, benvenute in una nuova guida Raid a 7 stelle su Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Ieri, cosa che non mi capita spesso di dire, perdonate il leggero ritardo, è uscito l'evento di Emboar appunto a 7 stelle e quindi in questo video andremo a vedere come sconfiggerlo. Ricordatevi, ormai lo sapete, che contestualmente o comunque poco dopo l'uscita di questo video uscirà sul server Discord il giveaway per vincere il Pokémon che andremo a vedere in questa guida. Shiny, pronto per il raid, ma anche pronto per essere aggiunto alla vostra collezione. Il giveaway sarà esclusivo per tutti gli abbonati al mio canale YouTube o eventualmente anche agli abbonati Twitch con Prime o con quello che vi pare. Ma adesso passiamo su Serebi. Eccoci qua. Evento partito ieri, terminerà domani, quindi domenica, ma tranquilli perché se non avete avuto il tempo, se non avrete il tempo questo fine settimana, tornerà per la seconda ondata settimana prossima dal 21 al 23. Qui abbiamo il solito riepilogo, ricordatevi che Emboar sarà di terra tipo elettro, ok? E che si potrà catturare solo uno per salvataggio e non si può trovare shiny in questi raid. Raid che come sempre sono molto buoni per le erbe mistiche. Per il resto vi ho detto tutto e quindi passiamo al sodo, passiamo al gioco. Innanzitutto ricordatevi che per attivare l'evento dovete o collegarvi a internet, cosa che ho già fatto se avete Nintendo Switch Online, se non avete Nintendo Switch Online, Poké Portale e poi, dono segreto, ce la posso fare. Ricevi le news dal Poké Portale, semplicissimo, dopodiché recatevi a Paldea e soltanto a Paldea per cercare l'iconcina del raid di Emboar, che è questa qua, quindi terra tipo elettro, come dicevamo, sfondo nero, cerchietti luminosi. Bene, avviciniamoci, ok? Ci siamo? Attenzione ai Pokémon selvatici. E te pareva? E il Pokémon che utilizzeremo quest'oggi è il signor Garchomp. Vi dico subito che ho provato anche con altri due Pokémon molto gettonati per Emboar, ovvero Annihilate e Swampert. Tutti e tre funzionano benissimo, quindi non c'è una reale motivazione per preferire l'uno piuttosto che l'altro, se non che uno dei tre magari lo avete già pronto. Quindi utilizzate quello già pronto, senza andarvi a creare il Garchomp di turno. Perché io ho scelto Garchomp, uno, per il giveaway, preferisco mettere Garchomp Shiny piuttosto che il solito Annihilate, perché lo abbiamo visto tante volte, e poi perché Garchomp mi andava. Swampert, idem. Visto che c'è stato l'evento la scorsa settimana, ho pensato che comunque, avendolo più o meno già catturato, non lo so, vi poteva interessare di meno come Pokémon per il giveaway, seppure l'avrei messo shiny, ma quello è un altro discorso. Allora, partiamo proprio da questi altri due Pokémon. Naturalmente non vedremo la battaglia e il combattimento, quindi se avete qualche domanda da farmi su questi due Pokémon, sulla strategia, scrivetemelo qua sotto con un commento, cercherò di rispondervi il prima possibile. Velocemente, allora Annihilate, ricordatevi, terra tipo spettro, strumento con chinella. Mentre per quanto riguarda i punti, PS e attacco vanno benissimo. Se poi avete la possibilità di mettere attacco e difesa, meglio. Ma non è necessario spostare, non fate spostamenti, mi raccomando. Abilità agonismo, mosse, provocazione, pugno furibondo, gran fisico e assorbi pugno. Mentre la natura decisa, così come la natura decisa, è anche per Swampert. Punti uguale. PS attacco, se le avete già così, altrimenti se avete la possibilità di buildarne uno, attacco e difesa, come nel mio caso. Abilità acqua aiuto, ma non ci serve, quella che c'è, c'è, non importa. Mosse, gran fisico, terremoto, stridio, doccia fredda. Ok? Ripeto, se avete domande, fatemele nei commenti. Adesso invece andiamo su Garchomp, partiamo dalla natura, che è sempre la solita natura decisa, mentre i punti, uguale, idem, PS attacco, vanno bene, ma meglio attacco e difesa come nel mio caso. Abilità sabbia velo non serve, quindi quella che c'è, c'è anche in questo caso. Mentre le mosse, vasto impatto, anzi andiamola a vedere più nel dettaglio in questo caso. Vasto impatto perché ci permetterà di caricare la terra sfera e soprattutto di diminuire l'attacco di Emboar perché mena abbastanza. Terremoto, la nostra mossa principale per fare danno. Danza spada per potenziarci. Pioggia danza per andare ad attenuare il danno delle mosse fuoco di Emboar in determinati punti, ok? Quindi, penso di avervi detto tutto, anzi no, scusate. Il terra tipo terra, strumento con chinella, basta. Adesso sì,
adesso sì, ho finito. Quindi questo Pokémon qui, ricordatevi, ci sarà poco dopo questo video nel giveaway su Discord, quindi se volete anche qui avere delle informazioni in merito, commentate, scrivetemi su Instagram, su Discord, qualsiasi cosa. Garchomp con lo strumento però Master Ball, così avrete una Master Ball in più da aggiungere alla collezione, perché con Chinella ormai non se ne può più. Dunque, avviciniamoci. Dicevo, avviciniamoci e affrontiamo in solitaria. Ricordatevi che non servono dei compagni specifici. Io ho completato il raid con compagni con zero utility, ma se abbiamo dei Pokémon in grado di abbassare l'attacco di Emboar, provocazione, scottatura, eccetera, possono tornarci, ve lo confesso, molto molto utili. Ok, in questo caso direi che ci è andata piuttosto bene. Vi ripeto, io l'ho fatto con compagni scrausi, quindi non vi preoccupate troppo di questo. Ma in ogni caso saremo decisamente avvantaggiati per questo tentativo. Partiamo con Vasto Impatto. Questo ci permetterà non solo di ridurre l'attacco di Emboar, quindi praticamente non ci farà nulla, ma soprattutto questo ci permetterà di caricare la Terrasfera. Ok? Benissimo. È stato anche scottato. Penso che una partenza migliore di questa non poteva uscire, ragazzi. In realtà mi dispiace sempre quando accade questo, cioè preferisco farvi vedere, non lo so, i raid apparentemente un po' più difficili, se non altro, no? Quindi con compagni inutili. Ma vabbè, è andata così, che ci posso fare? Allora, tanto più o meno la strategia è la stessa. Vasto Impatto numero 3. Non utilizzate Danza Spada fino a che lui non avrà resettato le nostre stat, e succederà a brevissimo. Sarebbe abbastanza inutile, no? Ok. Eccolo qua. Adesso io direi Terra Crystal, Danza Spada. A volte al terzo turno, dopo il terzo turno, fa il reset delle stat e si scuda. In questo caso non è successo perché evidentemente gli abbiamo tolto troppo poco. Comunque, noi ne approfittiamo e andiamo subito. Ottimo, batteria quasi scarica. Andiamo subito a potenziarci. Ok. Tanto adesso le stat non le resetterà più, per cui siamo in una botte di ferro da quel punto di vista lì. Bisognerà fare attenzione quando gli avremo rotto lo scudo. Incredibile ma vero. Eccolo qua lo scudo. Parli del diavolo. E bene. Quindi noi adesso andiamo ad utilizzare Vasto Impatto. Perfetto. In genere qui l'avrei fatto due volte, ma considerato che abbiamo due Pokémon con prepotenza, forse una volta basta e avanza per il momento. A questo punto usiamo Pioggia Danza. Siamo in un momento abbastanza safe per farlo, perché così andiamo a diminuire la potenza delle mosse fuoco. Fuoco carica è quella che potenzialmente ci può dare più fastidio. Speriamo tra l'altro non ci scotti. Eh sì. Allora, Danza Spada numero 2. 2. Ok. Mm-hmm. Danza Spada numero 3. E adesso non lo toccheremo più. Ripeto, strategia sempre la stessa. Se vi fa più danni perché non ci sono Pokémon con prepotenza, prendetevi il tempo, magari ci metterete un po' di più a sistemarvi, ma si fa. Perfetto. A questo punto direi di andare con Terremoto. Ce lo possiamo permettere. Bim! Not bad. Brutto colpo addirittura. Mamma mia, cosa sta succedendo? In questo raid sono fortunatissimo, ragazzi. Sono fortunatissimo.
Allora, lui, esatto, ha ancora attacco meno 4. Quindi noi andiamo tranquilli con terremoto. Adesso potrebbero arrivare i problemi, potrebbero, per una semplice ragione. Andrà ad utilizzare Gran Fisico due volte consecutivamente. E quindi se non siamo pronti rischiamo di andare KO. Ah, naturalmente se critta andiamo KO, pazienza, bisogna far ripartire il raid. Brutto colpo di nuovo, però anche te ci metti del tuo, eh? Dunque, è stato scottato. Vasto impatto. Dobbiamo diminuire la difesa. Sì, l'attacco. Perfetto. Eccolo qua, Gran Fisico, visto? Di nuovo. Dobbiamo reggere all'impatto. Sarebbe meglio arrivare in questa fase qui con pioggia lanza attiva. Vediamo quanto ha lui adesso. Ok, ci può stare. E io la spammo. La spammo perché ho paura di fuoco carica. Esatto. Perfetto. Queste ci fanno il solletico adesso. E possiamo andare dritti dritti fino in fondo con terremoto. Basta. Raid vinto. Naturalmente nel tentativo che avevo fatto con i Pokémon compagni un po' così, è stato leggermente più difficile. Decisamente sì. Molta fortuna qua. Molta fortuna. Però tanto vi siete resi conto di come andrà impostato il combattimento, giusto? Si tratta di calcolare meglio alcuni turni. Quando c'è bisogno di recuperare vita, utilizzate terremoto. Utilizzate danza spada quando siete al sicuro, magari. Ok. No. Terremoto. E basta. La fortuna di avere Pokémon con prepotenza è che non dobbiamo andare a diminuire noi l'attacco di Emboar. Quindi guadagniamo dei turni preziosi. Ed ecco qua. Che ci accingiamo alla vittoria. Forse tra quelli recenti possiamo considerarlo uno dei più antipatici, eh? Come Pokémon da affrontare, intendo. Però neanche troppo. Bene. Vasto impatto. No, perché vasto impatto? Terremoto. Ma vabbè, dai. Vabbè. Ha guadagnato un turno. È che ci spero sempre che la selezione rimanga dell'ultima mossa utilizzata, ma non funziona quanto pare. Dai. Ce la possiamo fare? Chiudiamo. Via. Meraviglioso. Alla fine trovare Pokémon con prepotenza non è nemmeno troppo difficile, eh. Se proprio vedete che state avendo difficoltà, resettate fino a che non ci sarà un compagno del genere, giusto? Molto bene. Addio Emboar. È stato un piacere. Catturiamolo. Premier. Premier, 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 Premier. Giro sbagliato? Ovviamente sì. E ci siamo. E ricordatevi, tra pochissimo giveaway Garchomp Shiny. Esattamente come lo avete visto in questo video. Con Master Ball. Voilà. Cerotto abilità. Va bene, ci sto. Andiamo. Fine. Direi che per questo video è tutto. Fatemi sapere qua sotto con un commento la build che avete utilizzato voi, anche per aiutare gli altri membri della community. E noi ci rivediamo in un prossimo video, mi raccomando. Supportate anche la serie di Paper Mario che sta andando in onda su questo canale e perché no anche il secondo canale, dategli uno sguardo perché Elden Ring insomma sta andando avanti e andrà avanti ancora per un bel po' di tempo, temo. Sì, va bene. Amici, alla prossima. Ciao.